passaggio in alcune località dell'entroterra pesarese per testimoniare la solidarietà. Con questo spirito, alla fine di gennaio, in una mattinata con una decina di mezzi, tutti riconoscibilissimi dalla popolazione che li ha incrociati, è partita la carovana Avis per Telethon da Piobbico a Frontone, con passaggi ad Acqualagna e a Cagli. Un'iniziativa singolare che ha coinvolto tanta gente, ma soprattutto ha permesso agli organizzatori, l'Avis provinciale di Pesaro Urbino e il coordinatore provinciale per Telethon, di toccare con mano il grande cuore e la generosità della gente comune e degli amministratori locali. La carovana ha incontrato a Piobbico il primo cittadino Giorgio Mochi e il consiglio comunale dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Scipione Lapi. Con la sottoscrizione da parte del comune a Telethon e la consegna delle raccolte a favore dell'associazione che si occupa di sostenere le malattie genetiche, è toccato ad Avis provinciale di Pesaro Urbino illustrare il perché di questa iniziativa e spiegare quale legame naturale è in essere tra le due associazioni. Un concetto che il presidente di Avis Pesaro Urbino, Giovanni Pelonghini, ha ripetuto in ogni sosta e che noi abbiamo raccolto a Frontone, tappa di arrivo della carovana della solidarietà Avis per Telethon, dove abbiamo realizzato tutte le interviste. Ma la cassa di risonanza è stata quella proprio di una carovana, quindi un convoglio di automezzi Avis, che da Piobbico, attraversando Acqualagna, Cagli, è giunta a Frontone appunto per portare attraverso una fetta di territorio provinciale un messaggio di solidarietà e di altruismo. Anzi, sono due messaggi di solidarietà ed altruismo, perché è un messaggio Avis, che significa promozione del dono del sangue, ed è un messaggio Telethon, ovvero sensibilizzazione per la raccolta fondi verso le malattie genetiche. Che cosa ha significato incontrare i primi cittadini e incontrarli con i rappresentanti o i presidenti di alcune sezioni Avis? Guardi, è fondamentale, perché l'Avis fa parte del tessuto connettivo di una collettività. Quindi il primo cittadino, il sindaco, che tra l'altro è responsabile della sanità pubblica sul suo territorio, è una presenza fondamentale. Significa un legame stretto tra Avis e i rappresentanti della collettività, e non può non essere così, considerando che ciò che fa Avis è a favore della collettività. Io ripeto sempre, fino alla noia, che quel comune che ha un Avis è un comune decisamente più ricco di un altro comune che non ha l'Avis. E questo proprio per il ruolo sociale, civile e di solidarietà che l'Avis porta avanti. Alla tappa di Acqualagna, che ha visto anche un gustoso intermezzo gastronomico a base ovviamente di tartufo, ospiti della Proloco, è seguita quella di Cagli. Qui, ricevuti dal sindaco e donatore Avis Patrizio Catena, la delegazione ha approfittato della presenza di molti presidenti delle sezioni Avis dislocate nel territorio della provincia di Pesaro Urbino per evidenziare il grande lavoro portato avanti dai volontari nei comuni, anche in quelli più piccoli, a favore della causa Avis. L'arrivo a Frontone ha segnato la conclusione di una mattinata che ha inorgoglito i promotori dell'iniziativa. Anche qui, ricevuti dal sindaco Francesco Passetti e dai ragazzi della scuola media di Frontone, l'occasione è stata propizia per ribadire concetti importanti come quelli che abbiamo sintetizzato nell'intervista con Alessandro Daddio, responsabile Telethon per la provincia di Pesaro Urbino. Da parte delle istituzioni una disponibilità straordinaria. La provincia di Pesaro Urbino è tra le province italiane quella con il più alto numero di adesioni delle pubbliche amministrazioni. Vuol dire che la parte politica risponde, ma quello che è più importante è la risposta della società civile, la gente. A Piobbico abbiamo visto giovani, ragazzini e anziani, lo stesso ad Acqualagna, Cagli e Frontone. È una partecipazione che inorgoglisce Telethon e ci stimola per poter andare avanti. Quindi vi rivedremo con tante iniziative, è importante dire però come Telethon riesce a lavorare grazie anche ad un'attività di supporto, di promozione che fa Avis. Assolutamente, più della metà delle iniziative di Telethon vengono presi in carico dai volontari Avis, che sono veramente straordinari nella loro partecipazione. Insieme ai volontari di questi centri dell'entroterra, che sono
anche una scoperta dal punto di vista ambientale e turistico. Ecco, voi oggi avete ricevuto quello che è stato raccolto dalle scuole, dalle amministrazioni per Telethon. Lei lo ripete sempre ed è giusto secondo me ribadirlo anche in questa occasione: come lavora Telethon, quanto va realmente alla ricerca? A livello nazionale, come risulta dai bilanci certificati, per ogni euro raccolto 83 centesimi sono destinati integralmente alla ricerca e solo 17 centesimi servono a coprire le spese di organizzazione. Ma quello che è importante è sottolineare che a livello della provincia di Pesaro Urbino ogni manifestazione nel nome di Telethon viene realizzata a costo rigorosamente zero. È tutto puro volontariato. In rappresentanza dei sindaci incontrati nel corso di questa carovana della solidarietà abbiamo invece sentito Francesco Passetti, il primo cittadino di Frontone, un po' perché ultima tappa del breve ma intenso viaggio e un po' perché qui a Frontone, a differenza degli altri territori toccati, non esiste ancora una sede Avis, un vuoto che però sarà presto colmato. Devo dire che questa gara di solidarietà, che è da 2 anni che noi conduciamo, ha avuto un riscontro inimmaginabile. Come dicevo prima, ci sono molte attività commerciali nel nostro piccolo comune legate insomma alla vocazione turistica che esso riveste e devo dire che hanno tutti risposto con grandissima disponibilità. Per quanto riguarda invece l'Avis, nonostante noi facciamo capo alla sede di Pergola, in questo anno abbiamo avuto un grande incremento di donatori nel comune di Frontone, si parla di una ventina di persone nel 2010 e questo sicuramente anche grazie al grande lavoro che hanno fatto i volontari Avis di Pergola e lo stesso presidente provinciale, che comunque ha sempre trovato momenti di sensibilizzazione a questo grande e importante problema. E il nostro auspicio è che nel giro di qualche anno, con fra Frontone e il comune limitrofo di Serra Sant'Abbondio, riusciamo a creare una sede Avis nostra propria. Quindi anche con Telethon proseguirà questo rapporto e questo connubio che avete iniziato 2 anni fa, ma che mi sembra sia comunque positivo. Sì, sì, è un'esperienza ormai per noi consolidata, è iniziata con il nostro mandato e devo dire che lo sta anche un po' caratterizzando. Noi avevamo anche nel nostro programma insomma l'attenzione alle persone più deboli e anche proprio a quello che riguarda la solidarietà e anche insomma l'aiuto alle persone più svantaggiate. Quindi Telethon credo che da questo punto di vista sia la massima espressione della solidarietà e dell'aiuto a chi purtroppo si trova in difficoltà. Devo dire in tutto questo che in Alessandro Daddio abbiamo trovato una persona estremamente disponibile che ci ha saputo dare quello stimolo in più, quell'entusiasmo e veramente è nata, oltre che una grande collaborazione, una grande amicizia. Se nella vita sei un tipo positivo o negativo, a noi non importa. Paola deve la sua vita a Maisha, donatrice di sangue Avis da 10 anni. Paola oggi ha un futuro nuovo, anche grazie ad Avis. Grazie. Prego. Chi dice che i legami di sangue non contano, si sbaglia.